Ciao! Allora, benvenuti in un nuovo video e oggi voglio fare un svuota la spesa perché in teoria io non amo tantissimo i svuota la spesa perché non ho mai cose interessanti da mostrare, però volevo provare le luci nuove perché oltre alla classica, sì, ci sono i cani che abbaiano, non fate finta di niente perché non so cosa farci. Oltre alle luci classiche, ho messo una nuova luce e quindi voglio vedere. Aspettate, provo a spegnerla per farvi vedere la differenza. Aspettate. Ecco, così è senza una luce. Così è con la luce. E secondo me stiamo migliorando ancora di più. Quindi softbox, ring light, softbox. Secondo me ormai siamo wow. Ci vorrebbe solo un pannello isolante, fono assorbente, perché con le finestre socchiuse, gli scuri sono chiusi. Ho le finestre socchiuse, cioè fatte così, posso farvele vedere. Si sentono le cicale, va bene, normale. Si sentono i cani che abbaiano, e sempre. Io non so più cosa fare, porta chiusa, finestre chiuse, non so più cosa fare, quindi teniamoceli che fanno compagnia e andiamo avanti. Allora, io normalmente non faccio il video vuoto la spesa, ma io magari i prezzi non ve li dico perché sono andata da Tigotà, ma variano un po' in base anche alla città e al posto, quindi non vi dico i prezzi, ma vi dico che tantissime cose erano scontate e poi avevo finito tutto. Perché sapete che io tendo a fare scorta di prodotti quando tutti i prodotti per la casa, perché sennò alimentari, ovvio, ognuno ha i suoi gusti. Tendo a fare scorta di prodotti quando sono in offerta, quindi vedo che ho due dentifrici, sono in offerta a 0,90, ne prendo finché sono in offerta. Ma con il lockdown e poi la chiusura e poi dopo che si entrava solamente con la prenotazione, sinceramente è finito tutto, quindi ho fatto scorta e si vede dalle borse, quindi direi proprio random, ma super random, di farvi vedere tutto. Allora, la prima borsa che è di vostro, scusate, è questa qui. Non c'entra niente col Conad, è che ce l'avevo in macchina. Ho sempre le borse in tela in macchina apposta per quando mi servono. Quindi le apriamo e vediamo che cosa. Non mi ricordo neanche più cosa ho preso. Allora, fazzoletti in offerta, servono sempre. Spugne della Logex, tipo le ballerine, servono sempre. Tutta roba in offerta. E poi dopo, posso appoggiarla un po' più vicino? Scusate, non penso che farò tagli in questo video. E poi pensate che devo chiudere ancora qualche finestra? No, grazie. Poi, altri fazzoletti. Sì, erano a 0,50, quindi ne ho presi due. E poi, dunque, qui hanno una storia perché ho preso. Se riesco a staccare le etichette perché sei tutto imbrogliato. Allora, ho visto delle ciabattine bellissime, sia queste che queste. Ero indecisa sul colore perché, aspettate, qui si è tutto attaccato. Fucsia, lilla o rosa. Ero indecisa. Allora, sono in plastica ed è classiche, ma a me vanno benissimo perché poi dopo andandoci anche in andando magari in cortile con queste, dopo così le lavo sotto l'acqua velocissime, però ero indecisa tra il fucsia e il rosa, e quindi fucsia è un lillina carinissimo. Mi piacciono queste luci perché hanno i colori fedeli. Questo è davvero così lilla e questo è davvero così rosa. Belle, piacciono le luci. Ero indecisa, ma al prezzo che avevano 6,90 euro, ho detto cosa faccio? Ne prendo una o prendo l'altra? Non sapendo bene la misura, ho preso, io porto il 39, però metti che in estate mi si gonfiano un po' i piedini, 39 e 40. E così le ho prese tutte e due. Non ho ancora provato quelle che mi vanno meglio, ma mi andranno sicuramente tutte. Poi non c'entrano niente con l'estate, ma era l'ultimo paio e volete che io non prendesse questi della De Fonseca? Sono zoccolini carinissimi, questo è un 40, va benissimo con vabbè, si sono staccati meglio così con le calzine, scusatemi, vogliamo parlarne? Con le pecorelle. Sì,
Sì, è stata una botta di... per un povero ciabatte, ma era l'ultimo paio di questa decorazione, non potevo lasciarli lì, assolutamente no, continuo ad appoggiare qui la roba. Poi andiamo avanti assolutamente a random, di questi ne ho presi solo due, nastri da imballaggio, questi qua da pacchi telati, questi sono della 3M, ottimi, sono penso i migliori. Poi, vediamo questo che sta cadendo fuori. Ah, ecco sì, questo ha una storia, ma magari ve la racconto dopo. Intanto lo teniamo qua perché ve la racconto dopo. Andiamo avanti. Foglietti a acchiappacolore, questa in offerta, sono della Mr. Clean, era in offerta 10 più 4, quindi 14. Il bello è che è realizzato col 100% di fibre naturali e non si butta nel differenziato, ma va direttamente nella carta. Quindi ci piace anche per l'ambiente. E ne ho presi due, non so dov'è l'altro, ma se trovo l'altro non ve lo mostro in questo caso. Sappiamo già che ne ho presi due. Mettiamo lì. Poi andiamo avanti, vediamo se ho trovato tutto. Magari posso ordinare un attimo le cose. Aspettate. No. Ok, nel mentre ho trovato quest'altro perché ho detto che ne avevo presi due. Allora, ordiniamo un attimo le cose perché ho preso tre dentifrici della Colgate perché acquistandone uno c'era lo sconto del 20, acquistandone due del 40, scortandone tre del 50 su tutti e tre, quindi 50% l'uno. E Colgate Total, Colgate Tripla Azione e Colgate Max White con cristalli bianchi. Ok, questi vanno sempre bene. Poi, cosa che invece vi devo mostrare, vabbè, intanto ho preso anche il dopopuntura della Vape perché con le zanzare, questa è 100% vegetale, non brucia, ci piace. Mettiamo là. Ecco, allora, cosa che vi devo mostrare, perché direi che li ho presi tutti. Allora, BioRepair come dentifricio, sì. Mio marito ha una passione per il BioRepair e ci sta perché è un buon dentifricio. Oltretutto, l'ultima volta che è andato dal dentista, dopo che ha usato questo per un po', hanno detto che ha meno tartaro e questo fa sempre bene. Quindi ho detto, senti, te lo riprendo, cioè è inutile. Quindi glielo ho presi tutti, tutti, così se li prova tutti e sceglie quello che gli piace di più. Poi ovviamente li uso anch'io, non è che è solo per lui. Questo è il Pro White classico. Poi abbiamo il Ripara Smalto con Micro Repair Protezione Gengive rosa. Il verde che è Advanced Scudo Attivo Anticarie. Poi dopo verde, no, questo è un verde azzurro, mentre questo è il verde prato. Total Protective Repair, questo. Protegge da placca, tartare, carie. E l'ultimo è il rosso Peribioma Gengive Pro. Sanguinamento, arrossamento e alitosi. Bene, erano tutti quelli che c'erano. Quindi ho detto adesso mo te li provi. Scegli quelli che ti piacciono. Così dalle prossime volte io so quale prenderti. Comunque li proverò anch'io. Poi, altra cosa, sempre per mio marito. Qui c'è qualcosa che non funziona, tutta roba sua. Dunque, lui utilizza. Quando utilizza un bagno doccia, lui deve usare sempre quello. E ce l'ho di là, ma adesso lo prendo e ve lo mostro. Questo video è tutto un crescendo perché lui usa solo questo, delle Petite Marsillè, mandarino e limone verde, citron vert e limone verde, questo che vedete che è qui. E lui usa solo questo. Io ne uso tantissimi, glielo ho fatti provare tutti, lui li annusa e dice no. Quindi solo questo. Il problema è che sono andata in vari negozi, Conad, la saponeria, Tigotà, Coop, ma questo qui non c'è più. Ultimamente vedevo che c'erano le Petite Marsillè, c'erano i classici alla mandorla, alla lavanda e qualcos'altro, e questo non c'era mai. Vabbè, però a periodo estivo questo è freschissimo, mi sembrava strano. Oggi ho chiesto ad un ragazzo che oltretutto è responsabile del Tigotà, quindi sa più degli altri, e gliel'ho chiesto, dico, ma vi arriverà prima o poi perché è esaurito? E ha detto che effettivamente è da prima del lockdown che anche lui se n'è accorto, questo non arriva, cioè non glielo mandano proprio. Sì,
Siamo in estate e siamo a questo livello. Ho dovuto prendergli delle alternative. Ho guardato tutti quelli in offerta, me li sono annusata tutti e ho trovato quelli che somigliano di più. Poi li proverà e poi dopo mi dirà se non gli piacciono, li uso io, non c'è problema. Felce azzurra, menta e lime rinfrescante, doccia gel. Per me questo è freschissimo. Poi bagno doccia, bergamotto e fiori di cedro, sempre della felce azzurra, questo è più grande. A me questo piace, sono preso per me quasi quasi questo. Poi dopo ho preso Vidal, che per me è una garanzia, poi vedremo lui. Idrapur idrata e purifica, sempre doccia schiuma. Questo è molto delicato, esatto, è molto fresco, perché lui tende ad arrossarsi la pelle con quelli troppo profumati. Se no c'è anche idrata e nute con aloe vera. Dice di essere per pelli sensibili, adatti anche ai bambini. Un po' più fresco, forse questo non gli piace, ma piace a me, non c'è problema. Inizio ad avere un po' di roba. Poi dopo cos'altro gli ho preso per lui? No, no, basta, basta, perché questi li ho presi per me. Bagno crema della Mil Mil da 1 litro, argan e ebano nero. Questo 1 litro 99 centesimi, ragazzi, cioè. Buono, buonissimo, per me è buonissimo. Sto guardando la telecamera che compare qualcosa. Ecco. E poi sempre della Mil Mil, bagno schiuma, ma va bene anche come doccia schiuma, latte di cocco. Quando ho letto latte di cocco mi sono fiondata ad annusarlo. Cocco, cocco, non potevo resistere. E questa prima borsa è finita, quindi io adesso dovrei andare a prendere, aspettate. Quest'altra borsa, che sono tutti prodotti invece per la pulizia della casa. Ma non so più dove mettere la roba, quindi penso che libero un attimo lo spazio e poi faccio vedere la seconda borsa. Ok, eccoci qui. Allora, mentre ero in pausa, ho tirato fuori alcune cose, anche perché, sì, era in offerta e ho fatto scorta di colluttorio. Questa è della pasta di Capitano, dunque, sono tre gusti: antiplacca con antibatterico, che è il verde, il blu. Protezione no alcol, tutti no alcol, questo con propoli, e poi c'è questo che è il ginger col zenzero antibatterico. Ne ho presi due per ognuno. Poi dopo veniamo alla pulizia. Ecco questo che è in offerta per i piatti: Nielsen al limone 0,90. Sempre Nielsen, questo è sempre perché io lavo i piatti a mano. È un 900 ml, argilla e melograno, e sempre Nelson, perché è sempre Nelson, è carboni attivi e colazione sgrassante. Tutti quanti dicono di avere 100% riciclabile, 100% di energia verde, 25% di plastica riciclata. Mi piace, funziona bene, ne basta poco, mi trovo bene, e quindi quando c'è in offerta quello ho lo svelto. Poi dopo, ovviamente, dovevo avere anche i prodotti per la pulizia della casa. Tiriamo fuori tutto perché qua mi sta cadendo borsa vuota e sta letteralmente cadendo tutto. Allora, sì, emozione, il Viacal ci vuole. E questa etichetta è comparsa dopo tutto questo problema. Dice che rimuove anche i batteri. Ok, comunque il Viacal è col profumo all'aceto, c'era solo quello, va bene anche il classico. Poi lo scioglimacchia, questo per i vestiti, Super Power scioglimacchia con agenti smiaccanti della Grey, e mi trovo benissimo con lui, è mezzo litro, e costa, non costa tantissimo, e mi trovo meglio che col Vanish, quindi fate voi, mettiamolo qui. Poi dopo Ace, perché mi serviva anche per pulire il bagno, Ace è profumato. Spray mousse, candeggina, sgrassatore, igienizza, rimuove la muffia, smacchia i capi bianchi. Ah, smacchia anche. Beh, vabbè, va bene per tutto. L'ho preso con armonie floreali e questo è classico. Non me ne sono andata ad annusare. Comunque sia, se non puzza proprio di ace è meglio. E alla fin fine, per finire e concludere, mi sono presa due cosine anche per me. Così, due cosine. Quindi mi sono presa la palette della Essence, che era l'ultima, di illuminanti. Choose Your Groove,
perché al momento ho qualche problema con gli illuminanti, divento matta con gli illuminanti, si apre così, qui c'è lo specchietto, qui ci sono gli illuminanti che non ho neanche guardato, ma mi ispirava. Vediamo. Dunque abbiamo Candlelight Glow, Major Glow, wow, e Summer Glow. Direi che wow, questo è proprio wow, mi piace e la volevo da un po' e finalmente la sono presa. Scusate che la chiudo un attimo perché sennò dopo che metto via. Ah, cosa bella, c'era la plastichina sopra, quindi perfetto. Ultima cosa che mi sono presa per me in questo caso è questa della Collistar, è in offerta anche questa al 30%. Gocce magiche corpo e gambe. Abbronzatura senza sole, in pratica è un autoabbronzante. Allora, questo della Collistar è uno dei pochi, le gocce magiche, che non mi crea macchie. Perché lo voglio usare? Anche perché a me non mi interessa avere l'effetto abbronzato. Perché stando fuori in cortile con le maglie a mezze maniche, ho l'abbronzatura da muratore. Quindi, e dopo un po' si vede il segno, e da qua in su bianco. Quindi vediamo di pareggiare solo un attimino, perché se metto delle ma maglie un pochino più smanicate, credo che lo vedete anche da qua, la differenza. Quindi era il caso di dare una sistemata. Basta. Questo era tutto. Allora, io voglio sapere se ho avuto un po' di compagnia, se qualche di questi prodotti lo avete provato e vi piace, e se vi ho ispirato qualcosa. Ditemi come vanno le luci, perché secondo me così è molto meglio. Siamo veri, veri professional finalmente. E io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!